lei è già stata amministratrice di questa città in un'altra amministrazione. Che cosa le è rimasta di quell'esperienza? Cosa salverebbe di quella sua esperienza e cosa invece cancellerebbe nel momento in cui diventasse sindaco? Allora, mi è rimasta innanzitutto la consapevolezza che per fare funzionare una macchina amministrativa bisogna lavorare sodo, anche 12-14 ore al giorno, che a volte anche cose semplici possono diventare complicate, ma che con determinazione, con energia, con testardaggine e convinzione i risultati si possono portare a casa. Salverei di quell'amministrazione sicuramente l'intuizione di investire su trasporto pubblico e cultura. Credo che siano state le esperienze più felici, i settori nei quali si è investito di più. Cancellerei di quell'amministrazione il fatto che a volte si è pensato troppo a lanciare dei progetti ma non a strutturarli nel tempo. Penso a alcuni progetti importanti, significativi, che ne so, Nidi di Mamme, il progetto Chance, progetti anche che parlavano, che avevano delle intuizioni giuste ma che poi non si sono strutturati nel tempo, quasi come a dire li lanciamo però durano per poco e poi invece non si è pensato a come radicare veramente questi progetti, renderli autonomi in maniera da dare risposte vere ai cittadini e ai bisogni dei cittadini. Lei diventa candidata sindaco del centro-sinistra dopo una consultazione popolare, che è quella delle primarie, che però ha lasciato strascichi anche un po' di polemiche Non lo so, all'indomani. le polemiche le ho viste molto, molto strumentali, molto, molto montate, molto mediatiche. Alla fine ci si è resi conto che si parlava veramente di nulla, di 3-4 casi isolati nei quali alcuni sostenitori davano l'euro al cittadino che doveva pagare l'euro. Stiamo parlando di 3-4 casi isolati, non si è provato nulla di più di tutto questo. Sinceramente mi è parso il fatto che si è voluto montare una cosa mediaticamente per tentare di non riconoscere il risultato. In ogni caso, per fortuna, quelle polemiche ormai mi sembrano sinceramente alle nostre spalle, a partire dal mio diretto competitor di allora, Antonio Bassolino, che ha detto che avrebbe votato in ogni caso PD, quindi avrebbe votato Valente, per me quella pagina è archiviata e chiusa. E comunque lei è l'unico dei candidati in campo che è stato scelto attraverso una consultazione popolare. Ecco, che cosa secondo lei le primarie, perché le primarie sono importanti e cosa andrebbe migliorato di quello strumento? Allora, intanto le primarie sono importanti in assoluto perché sono un bagno di umiltà vero di una coalizione, un metodo scelto democratico di ridare un po' la parola ai cittadini nella scelta di un candidato per una coalizione, consultare, non deciderlo nelle segrete stanze in un momento nel quale peraltro la politica ha perso tanto di credibilità e tutto appare sempre molto funzionale, chiuso, autoreferenziale. Direi che noi dovremmo imparare a farle un po' meglio però, perché nel caso mio di specie credo che le primarie non mi abbiano dato un valore aggiunto, ma me l'abbiano quantomeno diciamo alla fine l'abbiamo azzerato, nel senso che tutto il valore aggiunto che avevamo conquistato probabilmente è stato azzerato dalle polemiche. Confido ovviamente nel fatto che i cittadini poi adesso si fanno un'idea a prescindere da quello strumento, dico che il Partito Democratico deve imparare a utilizzarle meglio, nel senso che tutti quelli che competono poi si devono impegnare a riconoscere serenamente il risultato, perché se ogni volta che facciamo le primarie, dopo chi perde mette in discussione, diventa una pratica quasi autolesionista con la quale ci facciamo del male. Per fortuna però, ripeto, questa pagina ormai è archiviata, i cittadini pensano a conoscere i candidati in questo momento in campo, i programmi, quindi stiamo discutendo di altro. È come partire da zero, insomma, ma siamo ripartiti e va bene così. Ecco, allora completiamo questa parte delle polemiche, così poi passiamo ai programmi. È di questi giorni la vicenda legata alle polemiche nate dalle dichiarazioni di alcuni esponenti di liste, collegate alla sua candidatura. Quanto lei è d'accordo sul fatto che Saviano, la Commissione Antimafia possano dare patenti di legittimità e di legalità a candidati che comunque rispettano le leggi in No, vigore però in in questo questo caso paese? non ci troviamo di fronte al fatto che è Saviano o la Capacchione a dare patenti, ma che è stato uno dei esponenti, non candidato, ma uno degli esponenti di una lista che mi sostiene a dire qualcosa che non competeva a lui. Ecco, rimettiamo, cioè, il senatore D'Anna che secondo me, come poi ha precisato dopo, si è lasciato prendere da un'intervista un po' forse troppo così sopra le righe e ha detto togliamo la scorta, per fortuna è intervenuto il ministro degli interni, ha detto la scorta non la decide né D'Anna né un altro, se un soggetto ha diritto alla scorta la decidono gli uffici opportuni del ministero degli interni, quindi mi pare che la polemica in sé sia chiusa. In generale io non sono d'accordo a scivolate di questo tipo, l'ho detto senza mezzi termini al senatore D'Anna, ho visto che tutta la lista che fa riferimento ad Ala, per quanto il senatore D'Anna non sia candidato, ha preso le distanze o quantomeno ha chiarito la posizione. Io sono dalla parte, lo dico sinceramente, di chi
come Saviano, Capacchione, ma tutti quelli che provano a combattere nelle forme e nei modi più giusti e che ovviamente nelle loro disponibilità, uno scrittore lo fa con i suoi metodi, la giornalista lo fa con i suoi strumenti, la criminalità. Noi siamo quelli che la criminalità l'hanno combattuta ieri, la combattono oggi, la combatteranno domani. L'ho detto sin dal primo momento, non li vogliamo i voti della Camorra, li respingiamo, li rimandiamo indietro, non li vogliamo adesso anche perché non ci troveranno domani. Dico con altrettanta sincerità e franchezza che bisogna però riconoscere che in questo momento in campo non c'è nessuno che sta provando a fare un'operazione di questo tipo, sicuramente non nelle mie liste, nessuno si è messo a chiedere voti a, questo sia chiaro, nelle mie liste ci sono tutte persone, tutte fino a questo momento, tutte persone incensurate, abbiamo chiesto qualcosa di più di quello che chiedeva la legge Severino, siamo stati fin troppo severi, mi sembra che anche qui a tante polemiche nascano ad arte, a uso e consumo di chi le vuole fare, andiamo oltre, proviamo a guardare alle cose che servono veramente ai cittadini e quelle che i cittadini ci chiedono. Ecco, lei ha puntato molto in questa sua campagna elettorale sul discorso della filiera istituzionale, e cioè il fatto di far parte dello stesso partito del Presidente del Consiglio, che oggi esprime il Presidente del Consiglio e che esprime il Presidente della Regione Campania, in qualche modo questo aiuterebbe lo sviluppo di questa città. Ci spieghi meglio quanto questo l'aiuta veramente e quanto questo in qualche modo potrebbe anche penalizzarla rispetto, come dire, a un fronte anti-Renzi? Allora, intanto parto da quello che non è stato fatto in questi anni. Questi 5 anni Napoli, nella logica del conflitto, l'attuale sindaco De Magistris ha aperto un conflitto con tutti i livelli istituzionali, oltre che con tante forze economiche e sociali di questa città, ma in ogni caso sicuramente con i livelli istituzionali. Il risultato è stato che Napoli non solo è immobile, ma soprattutto ha perso tante opportunità, tante potenzialità che pure le erano state offerte in questi 5 anni. Napoli non ha speso i soldi per il centro storico, non ha speso i soldi di Bagnoli, non ha speso i soldi del porto, non ha speso i soldi di Napoli Est, e questo credo sia fondamentalmente un'opportunità sottratta ai napoletani, allo sviluppo di questa città, alle possibilità di costruire posti di lavoro, occupazione, perché poi alla fine tutto è chiacchiere. Quanta è l'opportunità? Io dico che ovviamente oggi è una priorità, deve essere una priorità assoluta la collaborazione istituzionale, nella misura in cui da questa collaborazione possono arrivare attenzione, risorse e investimenti finalmente a Napoli. Dal governo nazionale per Napoli, e Napoli che gioca un ruolo importante per il governo e per il paese. Lo dico però con sincerità, non sono un'abituata a mentire, io non credo, e non credo sia giusto manco lasciare passare questo messaggio, che Renzi o De Luca, che sono uomini legati molto al buon governo, al governo del fare, concretezza, aiuteranno Napoli solo se Valeria Valente diviene sindaco. Il punto è che in questo momento tra i candidati in campo l'unica che mi pare sia interessata veramente e comunque costruisca quelle condizioni per collaborare sia io, perché De Magistris continua ad agitare lo spettro del conflitto con gli altri lettieri, prova un po' a scimmiottare De Magistris su alcuni terreni, su questo invece dice no, io sono l'uomo che può collaborare con le istituzioni, con Renzi, con De Luca, però poi oggi è qui Berlusconi, Forza Italia in Parlamento è la principale forza politica che si oppone a Matteo Renzi e al governo di Matteo Renzi, quindi anche lì incoerenza o comunque presa in giro per i napoletani. L'altro non vuole dialogare, per forza di cose è l'unica che in qualche modo non solo dice ma che soprattutto è disponibile ad imboccarsi le maniche e a fare esattamente in questa direzione sono io, anche perché, e questo invece lo possiamo dire, perché c'è un profilo istituzionale che porta chiunque Presidente del Consiglio a dialogare con chiunque sia il sindaco, ma c'è un altro profilo che è quello politico. Io e Matteo Renzi, Enzo De Luca siamo espressioni dello stesso partito, che porta una condivisione di valori, di scale, di filosofia, no? E che ovviamente aiuta la sinergia, aiuta il dialogo, aiuta la collaborazione. Io credo che Napoli da questa collaborazione istituzionale e politica abbia solo e esclusivamente da guadagnare. Non è il punto se il mio nome viene legato a Matteo Renzi, ma quanto Napoli viene legata alle opportunità che offrono la Regione Campania e il Governo Nazionale. E visto che in questo momento le casse del Comune di Napoli, a differenza di quello che il Sindaco De Magistris prova a raccontare, purtroppo fanno acqua da tutte le parti, sono in difficoltà, l'unico aiuto vero che può arrivare è sicuramente quello da parte del governo, dall'utilizzo dei fondi europei, dalla Regione Campania, quindi ben venga, e anzi dico tutto quello che è stato promesso e anche di più. Io in qualità di sindaco monitorerò gli impegni assunti, farò in modo che non solo sia rispettato il cronoprogramma, che tutte le risorse destinate a Napoli siano spese nei tempi previsti e che semmai una volta spese tutte quelle ne chiederò ancora. Ecco, allora lei è già entrato nel tema più importante, cioè come ricreare le condizioni per lo sviluppo di questa città e come farlo sulla base
di una situazione oggi delle casse comunali che sono vuote. Anzi, diciamo che il Comune di Napoli oggi è in uno stato, diciamo, ufficialmente di predissesto, ma tecnicamente sostanzialmente di fallimento. Come oggi si veramente diventa sindaco? Come oggi crea sviluppo in questa città in una situazione del genere? Allora, intanto sicuramente portando risorse e investimenti a Napoli, ma ci vengo un minuto dopo. Allora, partiamo prima dalle casse del Comune. Le casse del Comune oggi potrebbero essere un pochino, non dico totalmente, ma un pochino risanate con politiche più accorte. Intanto della gestione del patrimonio immobiliare, che fa acqua da tutte le parti, potremmo incassare un po' di più e spendere un po' di meno. E sappiamo invece qual è lo stato di manutenzione e di gestione del nostro patrimonio immobiliare. E poi probabilmente chiedendo di abbassare un po' le tasse, penso per esempio alla tassa sui rifiuti, e fare in modo che le paghino in più persone. Oggi quindi dico pagare meno per pagare tutti, perché oggi invece semmai si mettono tasse molto alte anche a causa della vicenda predissesto, ma poi si lascia che ognuno faccia quello che può, che vuole. Quindi dico anche una cosa semmai impopolare. Quindi risanare un po' i conti del Comune così, pian piano. Ma poi soprattutto utilizzare tutte le opportunità, risorse europee, fondi governativi, fondi regionali per portare risorse. Il punto vero è per come fare che. Per attirare investimenti, esatto, privati. Per fare che. Perché queste risorse ci devono servire a costruire quelle condizioni di contesto urbano e sociale indispensabili per fare in modo che un'azienda piccola, media, grande o resista. Intanto portiamo rispetto a chi in questi anni continua ad investire a Napoli, i napoletani, tante imprese importanti in una condizione di difficoltà. Quindi aiutare queste imprese a resistere perché ha scelto di continuare a investire, attrarre nuovi investimenti, nuove imprese, nuovi investitori nazionali e internazionali affinché tornino a scegliere Napoli come meta sulla quale destinare i loro investimenti. Questo cosa chiedono le imprese? Ma io alla fine credo che le imprese chiedano più o meno le stesse cose che chiede un cittadino. Fondamentalmente decoro urbano, pulizia, efficienza della macchina amministrativa, efficienza dei trasporti pubblici, sicurezza, tutte queste cose noi le possiamo fare attraverso interventi di rigenerazione urbana, investimenti sulla rete dei trasporti, investimenti in termini riqualificazione anche di tanti pezzi di periferia, investimenti sulla qualità dei nostri servizi, per esempio penso in modo particolare ai rifiuti, alla SIA. Ecco, per fare tutto questo però ci vogliono risorse. Allora il punto non è continuare a fare assistenza o promettere per esempio il reddito di cittadinanza, quelle sono logiche assistenzialistiche che tutto sommato la città ha già conosciuto, ha già avuto. Io credo che la dignità è che la Napoli chieda dignità, chieda la possibilità di trovare lavoro e occupazione, non continui a chiedere qualche spicciolo semmai promesso in campagna elettorale per fare qualche voto. I napoletani ci chiedono di trovare occupazione, sviluppo e lavoro, ma il lavoro noi lo portiamo a Napoli, facciamo in modo che aumentino i posti di lavoro e l'offerta di occupazione se tante imprese apriranno qui. Quindi non è il Comune che può assumere e risolvere il problema occupazione a Napoli, no? Anche se noi risaniamo i conti, sono le imprese che devono tornare ad aprire qui le loro aziende. Allora un'impresa piccola, 5 posti, 10 posti, un'impresa grande, 100, 200, tutto questo moltiplicato per tante tante realtà può risolvere il problema occupazione a Napoli. Però dobbiamo capire le imprese che cosa ci chiedono. Le imprese ci chiedono soprattutto sicurezza, decoro e efficienza della pubblica amministrazione. Sono queste le risposte che noi dobbiamo mettere in campo per fare in modo che tanti investitori tornino a scegliere Napoli come meta. Ricordiamo, se no Apple e Cisco resteranno cattedrali nel deserto, resteranno due esempi di imprenditori, investitori importanti, generosi, ma isolati. Ecco, efficienza della macchina amministrativa. Lei ha colto un altro degli aspetti che io avevo segnato. Oggi il Comune di Napoli è il più importante datore di lavoro di questa città. Perfetto, un numero enorme, direi abnorme per quello che sono oggi i servizi che vengono erogati, come lei stesso ha detto. Che cosa farebbe lei con questo numero pazzesco di dipendenti? Molti di loro lavorano bene, altri magari sono imboscati e non fanno quello che devono intanto fare. Intanto lì ci aiutano un po' i provvedimenti della Madia, ci aiutano perché ci consentono di essere più efficaci nel valorizzare il merito e punire invece quelli che in qualche modo non fanno proprio come dovrebbero il loro dovere e il loro mestiere. Però lì dico, forse è l'unico settore nel quale io chiederei veramente un intervento speciale al governo nell'interesse della città e per Napoli. Chiederei una legge speciale ad hoc per Napoli per favorire il turnover, perché la macchina amministrativa e i dipendenti comunali in molti, moltissimi casi sono over 60, over, no? E sono vecchi per svolgere le mansioni cui sono destinati. Penso ai giardinieri, penso a chi deve raccogliere i rifiuti per strada,
penso anche a tanti vigili che non possono stare per strada. Il punto vero quindi è favorire il ricambio generazionale anche nella macchina comunale, così da favorire l'acquisizione innanzitutto di nuove professionalità, ma anche forse energie fresche anche per i servizi e per i lavori, quelli più faticosi, più usuranti, più pesanti. Ecco, rinnovare completamente il personale della macchina amministrativa da un lato, dal punto di vista dell'età anagrafica, e contestualmente adottare tutti quei provvedimenti, anche grazie ai provvedimenti messi in campo dal ministro Madia, per valorizzare il merito e punire invece quelli che non lavorano e non fanno il loro dovere. Allora, veniamo a un altro dei temi principali di questa campagna elettorale, che per giunta ha visto il Presidente del Consiglio contrapposto, o meglio, il sindaco di questa città contrapposto al Presidente del Consiglio, Bagnoli, che potrebbe essere un grande volano di sviluppo nei prossimi anni di questa città. Se lei domani diventa sindaco, cosa fa di Bagnoli? Vado dal commissario Anastasi innanzitutto e dal presidente di Invitalia Arcuri e gli dico: lavoriamo fianco a fianco nell'interesse della città. La città chiede che Bagnoli sia portata a termine, siano bonificati i suoli, sia risanata dal punto di vista ambientale, restituendo uno dei più bei paesaggi e dei più bei posti alla città, ma soprattutto chiede qui uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo in grado di offrire occupazione ai nostri ragazzi. Quindi scegliamo, allora è terziario, è turismo, bene, ci sono tante aziende e tante imprese che su questo terreno apriamo i cantieri, intanto costruiamo gli alberghi, il porto turistico, e già così significa assumere tanti ragazzi, ma poi soprattutto facciamo in modo che queste attività finalmente abbiano le ricadute che ci si aspetta, costruiamo quelle condizioni, appunto, a proposito di investitori, imprese che chiedono le condizioni necessarie perché gli investimenti si moltiplichino, così da offrire innanzitutto agli abitanti di Bagnoli, possiamo dirlo, che hanno pagato un prezzo altissimo, poi a tanti ragazzi, lì punteremo su industrie molto legate al sistema della conoscenza, dei saperi, tanti ragazzi che continuano a studiare nelle nostre università e che poi vanno fuori per trovare un'occupazione degna dei titoli di studio che hanno conseguito, potranno pensare di ritornare a lavorare qui da noi, perché no, proprio a Bagnoli. Ecco, e quindi su questo, diciamo, mi aiuta per la successiva domanda legata alle periferie, un altro di quei temi sul quale tante volte nelle campagne elettorali e amministrative a Napoli si è parlato, problema che resta insoluto per molti versi, anzi le periferie continuano in qualche modo a premere sulla parte centrale della città, la parte più ricca, la parte più benestante, senza trovare ancora una soluzione. Allora, cosa facciamo? Intanto ricordiamo, dovremmo ricordare, diciamo, in questa amministrazione, credo che se proprio il prezzo più alto l'ha chiesto proprio alle periferie. Dovunque vado mi dicono che non vedono più il sindaco da quando è stato eletto. E il punto vero è che una città non può crescere a due velocità, non può esistere una parte, peraltro sempre più esigua, piccola, 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 che si rimpicciolisce ogni giorno di più, che vive una vita dignitosa, e la stragrande maggioranza della città che invece vive in condizioni assolutamente in degrado, difficili, faticose. Anche perché ricordiamo, le periferie della città si moltiplicano, non sono più soltanto San Giovanni, Scampia, Poggioreale, San Lorenzo, Soccavo, Pianura, ormai sono anche nel centro, nel pieno centro della città, quartieri spagnoli, Pallonetto di Santa Lucia, Sanità, insomma, dietro la Via di Chiaia, ma anche Mercato Pendino, dietro la... quindi è complicato distinguere. In ogni caso, quindi, la risposta vera a queste periferie qual è? Periferie urbane e periferie sociali, è innanzitutto una lotta seria al degrado urbano. Lì io credo bisogna restituire la bellezza. Napoli deve recuperare complessivamente la sua bellezza, è una città, ricordiamo, straordinariamente bella, anche per questo gli investitori scelgono Napoli per investire i loro capitali. Dobbiamo restituire a Napoli la sua bellezza, combattere il degrado, quindi importanti interventi di rigenerazione urbana devono essere destinati alle nostre periferie. Pensate alle aree verdi, ai parchi, no? Io penso al parco a Scampia, al padre Gaetano Enrico, completamente vandalizzato, degradato e abbandonato, ma penso pure alla villa comunale. La villa comunale di Napoli, che è ridotta come ridotta. Quindi interveniamo riqualificando i nostri parchi, riqualificando le strade, riqualificando i marciapiedi delle nostre strade, restituendo pulizia, un po' di illuminazione, un po' di decoro e di arredo urbano, restituiamo bellezza. E poi alle nostre periferie va restituita sicuramente sicurezza, con maggiore presenza delle forze dell'ordine, qualche vigile urbano di più, ma va anche e soprattutto restituita una scuola degna di questo nome. E ai nostri ragazzi che va lì il mio pensiero: non è accettabile che un bambino, un adolescente che cresce in quei quartieri deve avere la vita segnata a vita, abituandosi al brutto, al degrado, a una scuola, no, che semmai non riesce nemmeno fisicamente a essere ospitale. Poi in quelle scuole si trovano le risorse migliori, le energie migliori, insegnanti straordinariamente bravi e dediti, ma sono le strutture, a volte le scuole, che proprio ti abituano a quel brutto, come se tu non avessi diritto a meritare di più. Io, da mamma di un bambino di 6 anni e mezzo, dico: questo non l'accetto, non è accettabile. Quindi dico innanzitutto interventi di questo tipo.
A tutto questo ovviamente aggiungiamo il sostegno alle attività sociali, a tante associazioni. Ricordiamo che proprio nelle periferie cresce il maggiore associazionismo di qualità. Scampia non è un caso che sia il quartiere nel quale si registra il maggior numero di associazioni. Ecco, sosteniamole queste esperienze che a volte veramente si sentono abbandonate e sole. Aiutano sicuramente i nostri ragazzi e le nostre periferie a crescere meglio. E da ultimo, dobbiamo trasferire nelle periferie alcune funzioni che invece stanno sempre al centro della città. Noi abbiamo detto università, per esempio, potrebbero essere sicuramente un buon investimento, ma se poi noi trasferiamo funzioni e non connettiamo però la periferia al centro, non facciamo in modo che dalla periferia si vada al centro con facilità e viceversa. Quindi il trasporto pubblico, vogliamo chiedere ai nostri cittadini che vivono in periferia qual è la condizione del trasporto pubblico in quei territori. Ecco, il trasporto pubblico in questo momento è sicuramente uno dei problemi più grandi della città in generale, anche di chi vive a Chiaia, ma sicuramente delle periferie. Non passa un autobus, si aspetta 40-45 minuti a volte alla fermata di un autobus. Questo non è accettabile. Peraltro i bus che passano sono molto spesso vecchi, abbandonati, insomma ridotti veramente in condizioni assolutamente pietose. Un investimento serio sulla qualità del trasporto pubblico, anche per riconnettere di più e meglio le periferie al centro. Ecco, cosa risponde al sindaco De Magistris che dice che tutto questo non è stato possibile farlo, per esempio il trasporto pubblico, perché dal governo centrale non sono arrivati i soldi? Direi al sindaco di andare a vedere chi gliel'ha dati in questo momento le risorse per completare la linea 1 e la linea 6, mi sembra. Direi al sindaco che De Luca ha messo a disposizione i fondi europei, non capisco perché non li ha spesi per acquistare 100 nuovi bus. Dice che forse lo farà a giorni, a settimane. Mi sembra, a dire la verità, almeno un po' ridicolo che lo si faccia a 2 settimane dall'andare via, avendo avuto ben 5 anni e le risorse europee a disposizione. Direi al sindaco che i napoletani sono stanchi delle sue chiacchiere e delle sue bugie. Altro punto che lei ha sfiorato è la questione dell'immondizia. Lei ha parlato della tassa sull'immondizia, che è una delle più alte d'Italia, con servizi diciamo di pessima qualità. Per giunta, fino in questi 5 anni, la questione dell'immondizia è stata, diciamo, tamponata, non risolta, attraverso le navi. Cioè, l'immondizia dei napoletani viene messa nelle navi, portate in Olanda. Arrivano in Olanda, ci sono gli olandesi che ci battono le mani perché guadagnano 2 volte sulla nostra immondizia. Noi paghiamo loro per prendere l'immondizia napoletana e nello stesso tempo loro utilizzano quell'immondizia per fare energia, quindi ci guadagnano 2 volte. Che facciamo sull'immondizia? Viene detta una verità ai cittadini napoletani. Sento molti ancora dire fondamentalmente che questo sindaco ha sicuramente il merito di aver tolto la spazzatura dalle strade. Bisogna innanzitutto dire che prima non esisteva una legge che consentiva di portare rifiuti fuori Campania. Poi, quando si è insediato De Magistris, questa legge l'ha voluta il Parlamento e il Governo nazionale, quindi a De Magistris è stata riconosciuta la possibilità di trasferire i rifiuti fuori dalla regione Campania. Una scelta che giustamente De Magistris ha fatto, l'avrei fatta anch'io da sindaco di quella città, per risolvere un'emergenza. Ma è appunto una scelta che risolve un'emergenza, non può essere sicuramente una scelta strutturale a lungo periodo per la città, perché questa è la ragione per la quale i cittadini pagano una tassa altissima. Va ridetta la verità: portare i rifiuti fuori dalla regione porta un costo altissimo di trasporto, che è tutto quanto interamente scaricato sulle spalle dei cittadini. Allora il punto vero è perché Napoli non può dotarsi di un ciclo integrato dei rifiuti completo, che la renda autonoma nel sistema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, al pari di tutte le altre città italiane e non solo italiane. Il sindaco cosa farebbe domani mattina? Siti di compostaggio per spingere la differenziata. Non è detto necessariamente a Napoli, perché la legge regionale prevede che questa cosa sia fatta su scala metropolitana. Quindi dico, tra i 91 comuni ci saranno sicuramente un paio di comuni che possono ospitare 2 siti di compostaggio. Una volta che li abbiamo realizzati possiamo spingere con maggiore efficienza la differenziata e con maggiore efficacia questo sistema di raccolta, così inceneritore basterà uno, non ci sarà bisogno di farne un altro, di costruirne un altro, e sicuramente i rifiuti che porteremo pian piano fuori diminuiranno fino al punto di renderci assolutamente autonomi, e così abbasseremo anche la tassa sui nostri cittadini e soprattutto sulle nostre imprese. Un altro dei cavalli di battaglia del sindaco De Magistris è stato in questi anni il famoso lungomare liberato. Noi abbiamo già, lei ha già accennato le condizioni in cui per esempio invece si trova la villa comunale, che è a ridosso del famoso lungomare. Se lei diventasse sindaco, lascerebbe le cose come sono, cioè il sistema viario della pedonalizzazione lo lascerebbe così com'è, e questo è un punto. L'altro punto, come renderebbe quell'area, se e come renderebbe quell'area più attrattiva per attività commerciali, per esempio? Ma intanto rendendo il mare balneabile. Restituiamo al mare alla città, è una scommessa che io mi voglio intestare. Credo che Napoli meriti di avere un mare balneabile. Napoli è una città
bagnata dal mare, solo formalmente, sostanzialmente nessun napoletano o mamma di un bambino si sognerebbe di far fare il bagno serenamente almeno nelle acque del Golfo di Napoli, eppure è ingiusto perché possiamo invece sperare e lavorare per avere un mare veramente bello e balneabile. Restituire il mare balneabile significherebbe dare tante opportunità di attrattività turistica, pensare a costruire pezzi di spiaggia della città, allora sì, ha un senso un lungomare liberato, ha un senso un lungomare completamente ripensato dove poter ospitare attività commerciali, attrazioni turistiche. Il punto vero però è che in questo momento lei mi chiede se io cambierei. Io cambierei sì, ma solo dopo aver fatto un piano. Non cambierei appena arrivata, ritiro l'ordinanza, nel frattempo mi metto a studiare e poi la ricambio di nuovo. Arrivata a Palazzo San Giacomo chiamerei associazioni, uffici, tecnici, cercherei di capire bene, per esempio liberando la riviera di Chiaia completamente dai cantieri, quante corsie riusciamo ad ottenere? Riusciamo a sostenere il traffico veicolare? Ci sono degli studi, ci sono i numeri che ci raccontano qual è il traffico veicolare quotidiano dal lunedì al venerdì, qual è quello del sabato e della domenica. Con un po' di sapienza amministrativa semplice, che a volte necessita soltanto di buona volontà, di umiltà e di mancanza di presunzione e di saccenza, che invece sono le caratteristiche principali di questo sindaco, io direi semplicemente mettiamoci a studiare e offriamo ai cittadini la risposta migliore per migliorare la loro qualità della vita e non appesantirla, ma salvaguardare anche le bellezze di questa città. Altra area delicata, ma con grandi potenzialità di sviluppo, è Napoli Est, dove doveva sorgere una cosiddetta zona franca, cioè franca significa con tassazione zero per chi crea sviluppo in quell'area. Valeria Valente, che diventa sindaco, cosa fa? L'esperimento della zona franca è stato portato a termine, se ne è accorto quasi nessuno, no, nemmeno le imprese. Solo in modo teorico. Anche le imprese, perché alla fine l'hanno costruito come un piccolo contributo dato dopo, una cosa così. Invece il punto vero è il progetto di riqual. Lì per esempio c'era in campo un'idea di rigenerazione urbana seria. Rapporto pubblico-privato virtuoso sano, si mettono a disposizione un po' di soldi pubblici per infrastrutture, per logistica di supporto a una vocazione industriale e produttiva di quel territorio che andava completamente ripensata. Quindi si facevano due operazioni in una, si rigenerava quel territorio, si bonificava anche lì c'era un problema di bonifica di alcuni pezzi di territorio, si bonificava, si rigenerava quel territorio, si facevano infrastrutture a supporto delle imprese e si costruivano le condizioni perché tante imprese, poi ritorniamo al discorso di prima, scegliessero quel territorio per tornare ad investire. Tante imprese importanti in grado di offrire posti e occupazione ai nostri ragazzi, che è sicuramente una risposta che per esempio quel tipo di territorio e quella periferia sociale ci chiede. Quei soldi non solo non sono stati spesi, sono stati assolutamente inutilizzati, gran parte purtroppo persi, un'altra parte per fortuna oggi, grazie all'impegno del governatore De Luca e del premier Matteo Renzi, recuperati nel patto per la Campania. Quindi io dico innanzitutto a partire da oggi lavoriamo per spendere finalmente quelle risorse e poi sollecitare i privati a fare la loro parte, perché lì il pubblico doveva costruire le infrastrutture e il privato doveva poi investire nell'acquisizione dei terreni e nel costruire su quei terreni imprese, aziende. Allora dico, facciamo prima noi la nostra parte, il pubblico, le istituzioni locali, poi andiamo a ribussare alle porte dei nostri privati, dei privati di questa città, degli imprenditori di questa città, diciamo noi la nostra parte l'abbiamo fatta, adesso però tocca a voi, aiutateci e soprattutto fate in modo che ai nostri ragazzi siano offerte davvero delle possibilità concrete di occupazione. Allora, ultima, completiamo con una domanda facendo un salto in avanti. Allora, Valeria Valente va al ballottaggio contro De Magistris. Se lei farebbe un appello poi a un fronte, tra virgolette, anti De Magistris, a prescindere a chi e che cosa hanno votato al primo turno, diciamo gli elettori di Lettieri, per capirci. Ma io farei un appello non al fronte anti De Magistris, farei un appello a chi vuole veramente cambiare pagina per Napoli. La metto in positivo, abbiamo bisogno di positività. Non un appello contro qualcuno, ma per Napoli. Chi vuole cambiare veramente rispetto a questi 5 anni, voti per Valeria Valente. Chi vuole continuare e pensa che in questi 5 anni la qualità della vita dei napoletani sia migliorata, voterà allora per De Magistris. Grazie mille, onorevole. Grazie a voi, arrivederci.